Allora, facciamo un'equazione molto semplice. Gameplay sta allo scazzone, come pigiama sta... E abbiamo quattro possibilità. 1. Sesso sfrenato. 2. Lutrattore di misteri. 3. Domenica. 4. Talogast Shion Slayer, il terribile mangia marmellata. La risposta è... La 2, ovviamente. È lutrattore di misteri. Salve a tutti, amici e nemici di Scazzoni Rom, siamo di nuovo su Attila Total War. Che cazzo dico? Warhammer Total War. Nella nostra campagna, che mi sta piacendo sempre di più perché si sta facendo sempre più problematica, noi stiamo praticamente erigendo un muro grazie a questo fiume che ci separa dal caos di qua. Potete vedere che questo territorio sta andando completamente a puttane, persino dove c'era una volta Carroburg è andato totalmente, anzi scusatemi, Camperbad è andato a puttane, mentre l'altra parte del fiume è felicemente abitata dai nostri abitanti, che si ritrovano con un pochino di sospetto perché una volta che si affacciano dalle mura di Altdorf col cannocchiale vedono la morte, la distruzione e la disperazione degli abitanti che si trovavano dall'altra parte del fiume. Ma noi resisteremo, perché noi siamo l'ultima propaggine di esseri umani, l'ultima propaggine di umanità che ci separa dalla morte e dal baratro. Ah, Talogast Shion Slayer! Ma io non ero morto! Quello che voi pensavate di aver ammazzato in realtà era mio cugino, Talogast Bell'anima Rubare, ma non mi ricordo come si chiama onestamente perché mia nonna non me l'aveva spiegato bene, ma... Comunque, sono tornato a Carroburg, mi sono assedato un attimino perché dovevo un attimo pagare il bollettino alle poste, ma eccomi qua! Carroburg, la sto assediando, tutto bene? Sono l'una del pomeriggio e vi auguro una buona giornata. Questo pezzo di merda è tornato, ma possibile? Possibile? Non c'è verso, ragazzi, non ne posso più. Tra l'Urizzone Tellone e Talogast Shion Slayer, non ne posso più, ne posso più, aiutatemi. Ukol, tua mamma, vai, prendilo. Prendilo. Finalmente. Io mi immagino Bledic che avrà incontrato 30 volte nella sua vita Talogast Shion Slayer, come anche viceversa l'avrà incontrato, e gli dice: ci siamo di nuovo. Già, ci siamo di nuovo, vai, feriscimi su, tanto almeno mi prendo un pochino di pensione di invalidità. Questo episodio non avrà i vostri commenti se non questo. Questa serie è molto meglio dell'autoerotismo. Dici? Hai ragione, molto meglio dell'autoerotismo questa serie. Comunque, riprendiamo, purtroppo senza commenti. Cercherò di unificare i commenti dell'episodio precedente con quello di oggi nel prossimo video. Continuiamo la nostra campagna. Vi ricordo che abbiamo la spedizione del nostro membro duro che tra i ghiacci invernali, tra il permafrost e tra gli orsi polari sta tentennando nel nord, perché c'è il freddo polare, c'è il gelo che sta logorando la nostra barca, i nostri uomini nelle membra e nelle ossa. Noi l'ultima spedizione, l'ultima invasione militare che abbiamo in programma è distruggere la Baia del Ghiaccio come ultimo insediamento del sud di questi maledetti Skyling e basta. Riporterò poi Helmut qui nel centro e la finiamo così. Comunque, stiamo veramente nella merda per quanto riguarda le entrate previste. Quindi io ho pensato di distruggere la Gilda dei Sart di Bechhafen. Certo, gli introiti generati non saranno più 500, ma mi becco 1500 soldi che utilizzerò per poter potenziare a mia volta, prima di poter crollare definitivamente, qualcosa all'interno del Reichland, che sembra essere attualmente l'unica regione che riesce a mantenere un minimo di stabilità, perché sono tutti belli, felici e contenti. Al di fuori della mia regione sono tutti un pochino incazzati. Anche a Marienburg piano piano sta cominciando a risalire l'ordine pubblico grazie al mio grandissimo papa. Chi è? Ratzinger o Francesco? È Francesco. Ma che fine ha fatto Ratzinger? Ratzinger, questo personaggio è stato ferito. Ah, l'hanno assalito a suon di bastonate in un vicolo di Carroburg. Il problema che mi sto domandando è quanto resisterà l'Ustland. Non si può sapere perché qui sono sotto assedio fra 5 turni. Chi è questo? Insurrezione dei ribelli del caos. Che cazzo è? Il caos ha dei ribelli? Come fa il caos ad avere dei ribelli se il caos è già di per sé un ribelle? Questa cosa non mi torna e non va affatto bene, perché ci sono 8 unità e probabilmente staranno aumentando, stanno per salire. La Bretagna. Oh, attenzione! Con la Bretagna possiamo fare qualcosa di molto, molto, molto importante. Per esempio, un transito militare me lo concede, però chiediamo un pagamento all'UN Cuor di Culo. Cuor di Leone, maledetto lui. 2300 rifiuta, però
probabilmente se noi gli richiediamo 1300 soldi come altra opzione, probabilmente ce l'accetta. Infatti, adesso puoi andare a rintanarti nel tuo antro del castello e piangere come un bambino. Alleanza difensiva alta. Beh, se non mi volevi dare 2300, adesso 1300 me li darai. No, vuole soltanto l'alleanza difensiva. Però 300 me li dai. Ok, me li ha dati. Molto bene. Abbiamo scoperto anche Lioness. Comunque, quello che noi stiamo facendo con la Bretonia sicuramente ci migliorerà le relazioni con gli altri regni bretoniani. Quindi è molto buona la cosa. Alleanza militare moderata e ha accettato, ragazzi. Questo è ottimo. Abbiamo fatto un'alleanza così dal nulla, instaurata con l'Uencor di culo. Miglioriamo la nostra relazione con lui per poter fiondarci contro questi maledetti guerrieri, sia del caos che questi ribelli. Cioè, noi utilizziamo le nostre macumbe religiose dell'impero per potergli manipolare la mente e dirgli vai laggiù contro quelli e vatti a schiantare. Non ti dico un accordo commerciale, ma almeno un patto di aggressione ce l'ho finalmente accettato. Bene, va bene così. Vediamo. Lioness, accordo commerciale moderato, ha rifiutato. Dai, c'ho la coca dalla parte mia. La sto coltivando nei miei campi di concentramento. Nei miei campi di coltivazione. Dai. Perché voi dovete sapere che Carlo Francescone buttava nei campi di concentramento del Midland tutti i nemici politici. Ti offro 3,50. Ancora non la vuole. Però se aspettiamo qualche turno dovrebbe migliorare la nostra relazione con essi. Potrà forse andare a buon fine. I nani. Con i nani noi siamo in miglioramento. Un transito militare moderato ci può aiutare, perché potrebbe permettere un buon sviluppo con la guerra contro i vampiri. Anche perché vi rendete conto che i nani sono fin qua sotto, quindi loro possono arrivare dal sud e fottere i conti vampiro, che attualmente non se la passano per la migliore delle ipotesi. Comunque, per ora sta andando abbastanza bene. Direi a questo punto di ancora migliorare qualcosa se ne possiamo. Aldorf potremmo sviluppare la caserma, ma devo sviluppare piuttosto l'economia, ragazzi. Potrei fare una cittadina, oppure potrei migliorare Middenheim, dal momento che si trova un pochino lassù nella merda più totale. Io direi di migliorare Grunburg, 3200 soldi, così da migliorare la cittadina che in 4 turni si sviluppa. Basta, non facciamo altro, ci prepariamo alla guerra, perché Vassili, quiet, si trova quiet, silenzioso, si trova qui, sentite, nelle foreste più tenebrose dell'Ustermark meridionale, a confine con la Silvania orientale, pronto a penetrare in un territorio pieno di morti. Maestro delle bestie! Il che mi piace, perché a me piacciono le bestie. Ma cosa fa questo? Ma guardate questo sciancato su questo ronzino. No, dai, stanno attaccando i vampiri! Proviamo a ritirarci. Voglio attaccare i vampiri, non voglio attaccare loro. Però se mi ritiro in un territorio vampirico, la vedo male. Ok, zitti. Non mi hanno attaccato, fortunatamente. Allora, Lustland, cosa vuole? Vuole che io partecipi alla guerra con i rubateschi. Ti sei fumato una bella canna. Allora, a Bechafen ci sono dei ribelli dell'Ustermark che probabilmente riconquisteranno la cittadina contro di me. Io ho distrutto tutto qui, non mi interessa più niente, veramente. Mi dispiace per Alvise, ma non mi interessa più niente di Bechafen. Ma la cosa che hanno sbagliato questi pezzenti è rimanere isolati. Di fotto! Oh, è l'Urid Zoritellone! Non ci posso credere! È l'Urid Zoritellone! Bene, risoluzione automatica, vittoria decisiva, sviluppiamo ancora di più la tesoreria prendendo i prigionieri e vendendoli. Attenzione ragazzi, perché Vasily quiet, probabilmente fotte l'Urid Zoriteller. Attenzione, l'Urid Zoritellone se la sta facendo nei pantaloni, perché si rende conto che se fosse rimasta a Salerno sarebbe ancora in vita, ma la sentite? Come dire, questa goduria penetrarvi nel culo? La sentite questa gioia calorosa che vi risale dall'intestino e vi esce dall'esofago? Questa è la morte di l'Urid Zoritellone. Io direi di fare, nel frattempo, maggiore disciplina. Uccidiamo! E guardate il cadavere di l'Urid Zoritellone che prende fuoco. Ma vattene a fanculo! Muoverci al confine con i vampiri, perché dobbiamo stare molto attenti anche a quell'altra armata molto importante, Chaos. E poi
perché abbiamo perso un pochino di uomini, dovete capire. Entrare un attimo in accampamento per recuperare le forze e poi attaccare. Ma guardate qui, i vampiri, dove cazzo sono? Non si sa dove diavolo siano. E scusatemi per il francesismo, ma è con gli accordi commerciali con la Bretagna un pochino di francesismo l'ho preso anch'io. Ma torniamo al nord, ragazzi, perché abbiamo tanti campi aperti. Ma con la morte di Lurid Zoritellone, il caos l'ha preso nel culo. Andiamo, vai! Helmut Feuerbach ormai non sa più cosa diavolo stia succedendo nei territori a sud, perché ha passato talmente tanto tempo nel nord che si è dimenticato di quanto bello sia il caldo e il calore delle terre del sud. Allora, tra due turni miglioriamo, ma qui il danaro non si accenna a salire neanche un pochino. Miglioriamo Middenheim. Altdorf tra un turno migliora la cittadina, molto bene. Vediamo a questo punto, dal momento che l'ordine pubblico sta scendendo un pochino ad Altdorf, di portare il nostro Carlo Francescone a Carroburg. Tanto la cittadina riesce a resistere. Con Lurid Zoriteller levato dai coglioni non dovremmo avere grossi problemi per adesso, se non che qui nel nord, perché vedete che gli Skyling sono ancora un pochino forti e Kigast sta aumentando un pochino la sua presenza a Silensmund, che fra 4 turni terminerà le scorte probabilmente caput. Io direi, vediamo, aspettate un nanosecondo, e non intendo questi nani, ma intendo il nanosecondo qui a Nuln. Come se la sta cavando Nuln? Tra un turno creerà la cittadina. Bene, passiamo il turno. Grande, grande Vassili Quiet. Si merita veramente, non so, ditemi voi come rinominare Vassili Quiet, perché si merita un appellativo straordinario per aver ucciso Lurid Zoritellone. Partecipa alla guerra, ma neanche se mi pagate. In realtà mi volevano pagare, ma neanche talmente tanto. Comunque, adesso la notizia della morte di Lurid Zoritellone giungerà alle propaggini del caos, dove Arkaon dirà: ma che cosa? Probabilmente era, perché Arkaon non parla italiano e non parla neppure una lingua qualunque. Parla una sua lingua che nessuno capisce, infatti i suoi sudditi probabilmente dicono: sì sì, mio signore, sì sì. Annuiscono sempre, dicono sempre di sì, perché la vecchia tattica del dire sì quando non capisci funziona sempre. E probabilmente avrà mumbolato qualcosa che noi non sappiamo. Pronti al dovere, va bene. Ma è quello che ho notato, è che questi ribelli del caos, che ora sono dei guerrieri in realtà, no scusatemi, non sono qui, ma sono qui nel nord, questi ribelli del caos stanno attaccando gli Skyling. Bene, bene, molto molto bene. Terminiamo la questione qui nel nord. Allora, Helmut Feuerbach si prepara, dopo mesi di navigate tremende, dopo mesi passate nell'inverno più pieno, finalmente a sbarcare per l'ultimo saccheggio della stagione. Difatti le leggende Skyling narrano che gli stessi Skyling pensavano che Helmut Feuerbach in realtà fosse discendente di Ragnar Pallemosce, perché lui stesso aveva acquisito quelle doti di vichingo norreno che salpava i mari, che era sempre in mare e che razziava costantemente, e dunque l'avevano rinominato Ragnar Feuerbach, membro duro, e non più Helmut. Ed è per questo che lo stesso Feuerbach si vantò di questo soprannome e lo acquisì lui stesso. Bello Ragnar, mi piace! E però non appena acquisì questo soprannome gli vennero un pochino le palle mosce, ma non sapeva il motivo per il quale cominciavano ad moscigliersi lì. Comunque, andiamo! Vai! Razzia, distruggi, saccheggia, uccidi! 4600 soldoni e ci fanno bene all'animo. Intanto migliora sempre di più quest'uomo. Prendiamo cerca nemici come abilità del nostro generalone e sbarchiamo qui, perché veramente se no perdiamo uomini su uomini. Ci sono unità logorate. Maledetti Skyling, speriamo che voi stiate soffrendo l'ira di Dio, e soprattutto speriamo che non vadano a ricolonizzare. Secondo me ci pensano i Varga a ricolonizzare quanto io ho distrutto e mi sono lasciato dietro. Comunque, prossimo turno distruggeremo quella cittadina e poi torneremo indietro a casa. Attenzione, ad Altdorf possiamo sviluppare un edificio. Dobbiamo stare attenti a quale edificio poter sviluppare. Potrei fare un arsenale, ma costa troppo, ragazzi. Ci sblocca il carro a vapore, ragazzi, però costa troppo. Attenzione, posso fare l'armaiolo. Il Reichsfort non mi interessa, però io ho bisogno di soldi. Ho bisogno di soldi, perché qui avrò 150 con la produzione di coca. Tra due turni avrò 80 in più, ma non mi bastano. Nuln è stata sviluppata. Attenzione, a Nuln posso fare qualcosa e io lo faccio subito. Allora, o faccio le mura di base, però bisogna fare soldi. È l'unica cosa che però non posso fare a Nuln. Quindi faccio quanto mi è... Ah, posso farlo col salto. Quindi faccio le mura di base come il grande Beppinuzzo mi ha detto.
tre turni per poter aumentare la guarnigione al Nuln, che alla fine è il nostro confine più meridionale dell'impero per adesso. Ma quello che mi interessa poter sviluppare in questo caso era l'armaiolo, che 5.000 soldi ci sblocca il mortaio e poi in futuro potrò fare l'officina degli ingegneri. Ancora 4.000 soldi. Vediamo a nulla l'ora di fare un sarto. 1.500 soldi. Continuiamo a pompare le casse. Guardate, i vampiri hanno perso il controllo della regione, come vi stavo dicendo. Quindi, tanto che siamo sempre nella stessa regione, direi di colonizzarla. 1.700. Ma non è cambiato niente, ragazzi. C'è un po' di corruzione vampirica. Perché ovviamente il nostro grande Cadorna Holden, l'arcilettore, c'ha quei canini che gli sono spuntati e non sa per quale motivo. 800 soldi e facciamo il borgo. L'unico problema sono i soldi adesso, ragazzi. Quindi aspettiamo ancora un pochino a fare la sala di costruzione. Sviluppiamo il sarto, ma poi ovviamente la riprenderemo. Quindi Beppe Dabbari, non ti incazzare, amico mio. La riprenderò le mura di base, soltanto che non voglio rischiare la bancarotta nel mentre che sto... per avvicinarmi a una guerra contro i vampiri. Tu vai in modalità attualmente accampamento per rifocillarti. Sarai pronto forse per l'attacco ai vampiri. Tanto qui nel nord è fottuta questa cittadina. Come va l'ordine pubblico? Attenzione, qui è un problema. Shigast è un grosso problema. Tanto qui nel centro non ci sono preoccupazioni impellenti. Quindi portiamo Carlo Francescone nel nord di Weismund, dove attualmente mi sembra ancora in pericolo la situazione. Poi tanto porteremo Ragnar Feuerbach nel sud. Sentite come suona bene Ragnar Feuerbach. Passiamo il turno, ragazzi, amici miei. L'Ustland comunque sta resistendo abbastanza bene e mi sorprende perché è veramente una delle poche. Mi siamo rimasti in pochi per quanto riguarda i conti lettori, e l'Ustland è quello che l'ha preso in culo più di tutti e sta resistendo nonostante ciò. Quindi onore all'Ustland, alla terra del formaggio. Grande comunque quell'unità del caos che mi sta dando una mano contro gli Skyling. Nessuno avrebbe mai potuto pensare che in realtà il caos si sarebbe rivelato utile in questo, sotto questo punto di vista. Ok, Feuerbach si prepara alla distruzione totale e radiamo al suolo questa cittadina di merda. Via, 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 ora si torna a casa. Dopo 4 anni passati a razziare il nord, torniamo a casa. E infatti, guardate, alla fin fine è stato inutile distruggerle, perché qui Felman Ingerson, che io pensavo di aver ucciso, è tornata a ricolonizzare il cimitero delle Langhe. Però comunque abbiamo sicuramente destabilizzato questi pezzi di merda che se la stanno vedendo abbastanza male. Noi siamo grado di forza 3. Per quale strano motivo? Comunque, attenzione, possiamo migliorare ancora di più la coca. Però l'ordine pubblico va... Scusatemi, i soldi non è che se ne vanno via, ma di più. Quindi proviamo a chiedere un po' di accordi commerciali. Vediamo se qualcuno ancora è disposto. Artois sembra ben disposto. Forse un accordo commerciale. E ha accettato. Molto molto bene. Con i regni bretoniani stiamo migliorando definitivamente le nostre relazioni. Accordo commerciale moderato, ma rifiutato. Adelardo. Maledetto Adelardo, perché è lardoso. Vediamo se la Bretagna vuole darmi un pagamento. Mi ha dato 1.300. Va bene, va bene, va bene, va bene, tutto fa brodo. Comunque io non so, credo di non essere mai arrivato in un momento della campagna in cui ero a più soldi, cioè non ero in debito di soldi, quindi sono a 90 turni con sempre sotto di soldi, non so. Io sono il maestro della barbonaggine, il maestro del richiedere i soldi in maniera disperata. Però, secondo me, dal momento che il caos adesso si sta occupando degli Skyling, riporto Carlo Francesco ad Altdorf. E voi vi chiedete, perché scazzo fai tutto ciò? Perché intanto... fra 3 turni lui sbarca a Gorshel e poi lo riportiamo all'interno del Midland, ci penserà lui, perché io voglio usare Carlo Francesco contro i vampiri fin tanto che il caos non sembra premere eccessivamente. Aspetto l'ultimo turno, perché nel frattempo Carlo Francesco deve scendere, dov'è? Scende a sud Carlo Francesco. Quanti turni ci vuole perché lui vada ancora a Nuln? Wissenburg? Dove cavolo sono i vampiri qui? Sono troppo lontani. Addirittura potrei pensare di colonizzare anche Pfeildorf. E quasi quasi lo faccio. Quindi già che ci sono pian piano e pian piano, già che ci vado piano piano e ci passo con le mie cavallerie, colonizzo anche Pfeildorf per potermi avvicinare a Grenstad. Però, e intanto mi avvicinerei anche a Karakirn, cosa che non dobbiamo sottovalutare, scusatemi, al clan Angrund, perché potrei poi forse commerciare, visto che non ho ancora uno sbocco con questa grande fazione. Transito militare moderato io glielo do, perché almeno miglioriamo le relazioni con questi nani. Me la sto giocando bene, Bechafen veramente è il posto più brutto in cui ritrovarsi attualmente. Tanto lo so che ora arriva Arkan e mi spacca il culo. Guardate come ricolonizzano quanto abbiamo distrutto. E intanto gli Skyling si ritirano.
probabilmente per via delle pressioni del caos di quei ribelli che gli ha fatto capire che non si comanda. Però intanto Lustermark resiste, ci fa da cuscinetto contro le incursioni di Arkaon. Allora, attenzione, abbiamo sviluppato finalmente una delle tecnologie, deve essere questo, armi pesante migliorato, perfetto. Facciamo questo, ragazzi, io direi di migliorare decisamente l'introito, l'economia, e quindi le carte nautiche, navigare i mari è sempre stato rischioso, però per Ragnar Feuerbach no. Quindi, entrate derivanti dai porti più 10%, perché con tutte le scoperte che, Ragnar Feuerbach, membro duro, ha fatto nel nord, ha scoperto nuovi territori, ha scoperto anche nuovi metodi di navigazione, un pochino come Ragnar con quella specie di pietra magica per scoprire l'Occidente. È sbarcato finalmente nel nostro territorio e lo riporterei a questo punto più rapidamente a Weismund. Poi in due turni dovremmo arrivare, quindi non ci dovrebbero essere problemi, tanto l'ordine pubblico sembra resistere. Ma attenzione, guardate, le entrate stanno finalmente cominciando a risollevarsi, non so se per miracolo mio, miracolo nostro, comunque possiamo ancora pompare di più le casse. Io lo voglio fare costruendo ancora di più una gilda dei sarti, che sicuramente con 2500 soldi ci risolleva finalmente l'ordine pubblico. Sta andando bene, ragazzi. Io non voglio dire niente, ma finalmente sembriamo riprenderci ad Occidente per quanto riguarda l'ordine pubblico. Guardiamo un attimo la cartina ed ammiriamo. Vediamo l'ordine pubblico. Qui più 14, meno 6, ma non appena il nostro Ragnar entrerà nel Midland andrà tutto meglio. Più 14 la desolazione. Null più 2, ragazzi. L'unico problema è qui, ma tanto siamo destinati a volerla perdere. I conti vampiro, che grado di forza sono, già che ci siamo? 1. Com'è possibile tutto ciò? Grado di forza 1. Dobbiamo portare i nani dalla nostra per poterlo maciullare il vampirazzo. Attenzione, attenzione, possiamo dare un'altra carica a Ragnar Feuerbach, membro duro. Io lo eleggerei maresciallo del Reich. Questo fa sì che lui diventerà un grande personaggio militare, perché con tutte le sue scorrerie nel nord, tutte le sue razzie, tutti i suoi saccheggi e i soldi che ha portato in beneficio al Reich, è giusto che gli sia data una buona carica, quindi aumentano anche le sue esperienze. E basta, perché questi due chi li conosce, sono brutti e cattivi. Carlo Francescone lo portiamo ancora a sud. Attenzione, ma magari non stazionare sulla palude. Non stazionare sulla palude, bravo. Ed è bello perché era da un po' di tempo che Cadorna Holden e Carlo Francescone non si ritrovavano. Probabilmente Francescone, per potergli far capire che il vero imperatore gli risodomizzerà il pene un'altra volta prima di ritornare verso il sud. Beschafen tra due turni esaurisce le scorte. Va bene, non mi interessa, non mi interessa affatto. Bisogna attendere, ragazzi. Purtroppo non posso fare battaglie perché con chi combatto attualmente. E poi devo giocarmela bene. Stiamo andando abbastanza bene e quindi non voglio rovinare il leggero vantaggio che abbiamo guadagnato. Ho visto che l'Averland è entrata in guerra con i nani del sud, quelli nuovi, e non mi piace la cosa. Attenzione, loro mi offrono 7,50 per un accordo commerciale. Quando hanno visto che io finalmente ho sbloccato il livello quasi 3 delle mie piantagioni di campi di concentramento di cocaina, Adelardo ha fatto un verso del tipo cocaina, e quindi accettiamo. Molto bene, amici miei. I bretoniani sono delle grandi popolazioni che se la stanno godendo nei nostri confronti con tutta la cocaina che gli abbiamo inviato. Neanche fossimo la Colombia di Chavez. C'è qualcosa che non cosa. La corruzione del caos qui è molto alta. Quindi blocchiamo l'accampamento e risolleviamo gli animi. Guardate! Ammirate! 230 finalmente di commercio. Sia lodato l'incenso profumato, amici miei. Sia lodato l'incenso profumato. Allora, a Grunburg, no, no, non costruiamo niente. Perché l'idea mia è quella di andare a Pfeildorf e colonizzare. Ce la fa direttamente Cadorna Holden il colonizzatore? Perché ormai Cadorna Holden è diventato soltanto un colonizzatore. Al prossimo turno dovrebbe riuscirci. L'Averheim è sotto assedio. Sotto assedio di chi? Cazzo, perché se è sotto assedio dei vampiri, sono molto vicini i vampiri. Dobbiamo essere abbastanza furbi in tutto ciò. Andiamo qui con Carlo Francescone e andiamoci un attimo in marcia forzata. No, allora dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo fare una cosa. Chiediamo un transito militare all'Averland. Patto di non aggressione, accordo commerciale. Transito militare, però voglio i soldi. Tanto siete nella merda. Siete nella merda, 500 di soldi sono ancora alti, quindi... Ma no, veramente, Carlo Francescone è peggio di un ebreo, con rispetto degli ebrei. Peggio di un ebreo banchiere, che richiede i soldi per ogni minima cosa. 1100 sono troppi, probabilmente non se le possono permettere. 700 me l'hanno accettato. Vediamo cosa si annida nell'Averheim. Perché non posso vedere... Ah, perché devo fare un'alleanza difensiva. Questo però mi penalizza. Mi penalizza col clan dell'Angrund, che... vediamo. Trattati con Averland meno 3... Però il transito militare ce l'abbiamo. E infatti, guardate, ho fatto una mini mossa e sto vedendo quello che non volevo vedere.
Praticamente c'è Richmond l'architetto. Cazzo, c'ha solo unità singole, a quanto pare, che sta assediando Averheim. Tra quanti turni crolla? Tra 7 turni. Bene, allora evitiamo un attimo di prendere Pfeildorf, perché sennò ci andiamo a impelagare in troppi punti scoperti. Quindi teniamo Wissenburg e la miglioriamo. La miglioriamo con cosa? Con pochi soldi, perché abbiamo 2600. Allora, non facciamo quello che Pinuzzo voleva farci fare, quindi una mura di base, 160 di soldi ci rimangono e non possiamo fare niente. Abbiamo un esercito. Ah, grande Luan Cuor di Leone addirittura si presenta in campo di battaglia nel nostro territorio, pronto a entrare contro i nemici. Allora, Ragnar Feuerbach. Sentite come suona bene, ragazzi. Ma io sono un genio, A genius. Ditemi come rinominare Quiet, perché ha ucciso l'Urid Zoritellone. Però se quei pezzenti, perché stanno assediando la Contrada e Averheim, sono tutti qui, loro sono, diciamo, loro asse è spostata a sinistra. Quindi, con la presenza di Carlo Francescone, noi possiamo approfittarne. Ed è l'ora, secondo me, di attaccare guerra ai vampiri. Perché sono 36 minuti, voglio concludere l'episodio, e lo concluderò in questo modo. Dichiara guerra. Hanno degli alleati? Assolutamente no. Chiediamo aiuto a tutti i miei alleati, la Bretagna e l'Ustland, e sono entrati in guerra insieme a me. Manfred von Karnstein. Sicuramente questa guerra mi ucciderà, però la miglior difesa è l'attacco, e creeremo delle fosse comuni tali per cui i tuoi morti non soffocheranno nella terra, ma soffocami sto cazzo. Vai! Cazzo! Cazzarola! Teniamo l'assedio, perché a quanto pare la cittadina è ben difesa, ma è una cittadina, scusatemi, non capisco, c'ha le mura? C'ha delle mura. Quindi io direi di non starci troppo sotto l'assedio, nel senso che non devo mantenere un assedio troppo lungo. Io direi di continuare l'assedio. Dal momento che abbiamo i cannoni, gli spariamo e gli distruggiamo le mura, perché più a lungo restiamo in un territorio che è distrutto e devastato, e più lo prendiamo in tasca. Quindi Waldenhof dobbiamo distruggerla. Ma prima di concludere l'episodio, visto che abbiamo dichiarato guerra ai nani, la battaglia la combatterò nel prossimo episodio, chiediamo ai nani, visto che noi siamo entrati in guerra contro i vampiri, di un transito militare moderato. Ancora hanno rifiutato. Vediamo. Partecipa alla guerra contro i conti vampiro. Maledizione, non vogliono ancora. Non vogliono. Non vogliono. Allora, vediamo invece i regni nanici. Se vedono bene una guerra contro i conti vampiro. Non credo, perché se si faranno i cazzi loro. Ci danno 500 con un'alleanza difensiva. La faccio volentieri. Molto bene. Gli islandesi hanno consentito anche a un'alleanza militare, ragazzi. Attenzione. Allora a questo punto, dai. Ancora nulla, vabbè. Però intanto abbiamo un grande alleato che è molto forte nel sud. Osserviamolo. Guardate qui che bello. Siamo alleati con i nani del sud. Fighissimo. Quindi, la questione è questa. Attenzione! Cosa fanno questi nani? Cosa fanno questi nani crack fronte truce? Abbiamo Manfred che è qui, proprio ai confini del nostro impero. Ditemi cosa fare di Carlo Francescone. Se rimanere ai confini dell'impero e camperare o aiutare Camperbad. Però hanno troppe unità questi. Troppe unità. Comunque hanno due eserciti qui e probabilmente l'Oriente è sguarnito. Ci hanno anche un altro esercito qui a Granstad. Quindi la prendiamo in culo forse. Però aspettiamo di vedere. Anzi, dirigiamo tutti i nostri alleati, ivi la Bretagna, come obiettivo coordinato di attaccare Manfred von Karnstein, perché è l'unico alleato che per il momento ci può aiutare. Spero che vi sia piaciuto questo episodio. Vi lascio la mappa di campagna. Ditemi come sviluppare con Vasily Quiet la guerra nell'Occidente per essere il più rapido possibile. Vorrei chiedere anzi ai nani un transito militare. Guardate, li pago pure. Gli offro un pagamento di quanto poco posso proporre. 400. Perché? Perché faccio ciò? Perché se dovessi prenderla in tasca con l'avanzata di Vasily Quiet, io mi ritiro dentro il loro territorio dei nani per salvaguardarmi l'esercito e per rifocillarmi. Poi vediamo come andrà. Spero che vi sia piaciuto questo episodio. Ditemi come sviluppare la campagna e come sempre ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. Abbiamo sempre più del caos che è nascosto. L'Urid Zoritellone ancora non si è più fatto vedere. Chissà dove è nascosto. Quindi potrebbe ancora farsi vedere magari dall'ombra e distruggerci una delle nostre cittadine. Poi non è camper, ma da quel fio di puttana. Ah, Talogast ruba anima adesso, si chiama. Non più Talogast Child Slayer. Asciutto che dal cammino che mi adoro. Aveva una bellissima maschera, che forse gli storici ritenevano fosse la maschera di Camelot, ma invece adesso io ho rubato la...